È una campagna elettorale dove si sprecano le balle. Renzi va dicendo che deve fare i compiti a casa, mentre non fa altro che fare provvedimenti in linea con quanto chiede l'Europa, cioè aumentare la precarietà del lavoro. Lo ha detto a Pescara il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, in Abruzzo per la campagna elettorale a sostegno della lista Tsipras candidata alle elezioni europee. Molti, anche quelli che provvedimenti sia sul fiscal compact che sul pareggio in bilancio li hanno votati a suo tempo, oggi propongono di uscire dall'euro, prosegue Ferrero, mentre basterebbe che Renzi ritirasse la firma dal fiscal compact. Abbiamo presentato la lista Un'altra Europa per Tsipras, che è la lista rossa, che mette insieme tutta la sinistra italiana, da Rifondazione Comunista a SEL, a varie espressioni dei movimenti, delle associazioni, e che mette insieme tutta la sinistra europea, perché è la lista che vede come candidato Tsipras a presidente e che mette insieme la Linke, il Front de Gauche, tutti gli altri. Quindi abbiamo unito la sinistra e unito la sinistra in Italia e in Europa per battere le politiche di austerità, perché il nemico oggi non è l'euro o l'Europa, sono le politiche schifose che arricchiscono le banche e i ricchi, quando invece la povera gente sta male. E quindi noi diciamo battere l'austerità e mettere al centro un piano per il lavoro in Italia e in Europa, pagato coi soldi delle banche, dei ricchi, per far lavorare i giovani, perché il problema dell'Europa e il problema dell'Italia è l'occupazione, e su questo bisogna fare tutto, fare posti di lavoro veri pagati coi soldi di chi si è arricchito in questi anni. La lista di sinistra, questo l'auspicio di Maurizio Acerbo, consigliere capogruppo di Rifondazione Comunista in Consiglio regionale, candidato alla presidenza con l'altra regione, diventerà il terzo gruppo al Parlamento europeo, perché è l'unica alternativa ai due partiti maggiori che Acerbo non stenta a definire entrambi centrodestra. Noi speriamo che, nonostante la censura dei media nazionali, ci sia un'affermazione della lista Tsipras oggi e che da questo risultato elettorale nasca anche una possibilità di costruire anche in Italia una Siriza italiana, cioè un'aggregazione di sinistra forte, di massa, come oramai c'è in tutta Europa, nonostante i media non ne parlino. Alexis Tsipras è il leader di un partito che aveva il 3% e, raccogliendo tutti i movimenti, è diventato il primo partito in Grecia alternativo al centrodestra e al centrosinistro. È quello che bisogna fare in tutta Italia, come si sta facendo in Spagna, in Francia, in Germania e in tutti i paesi europei, e anche la nostra lista regionale va in questa direzione. Non abbiamo più nulla da spartire con chi addirittura manomette la Costituzione insieme a Berlusconi, e invece abbiamo molto da unire tra tutti coloro che soffrono le conseguenze di una crisi che è frutto dell'accordo tra la politica e i banchieri. Proposta di sinistra ambientalista della politica. E poi dividerci sull'ideologia, invece qui è diventato un elemento discriminante. L'elettorato moderato finalmente si ribellino e trovi un luogo alle persone che ritengono.